Te l'avevo detto che stavamo alla canna del gas. E tu dai sempre la possibilità. Perché dai possibilità? Non è ancora capito niente. Lo so, poi dici che io sono contro le istituzioni, parlo sempre male delle. E allora, una volta tanto che volevo dare al mio paese una possibilità, Niente, niente. niente. Siamo alla canna del gas, nel senso vero. Abbiamo Chiudi occupato. la finestra, vedi che è Hai umidità. ragione, hai ragione. Entra umidità, hai ragione, hai ragione. Che sono Scusa. stato messo sul sito male in questi Lo giorni, hai so, lo visto? so, lo so. Perciò. Noi stiamo da venerdì qui, Tino. E me ne sono accorto, è venuto Il dolore alla all'umidità, schiena. alla E schiena. nessuno si è fatto E non avanti. dici grazie, così sono stato al caldo per me, più o meno al caldo. Non esagerare perché qua è tutto aperto. Una groviera praticamente. La Filippina batte dietro il collo. Quindi da venerdì, Me? nonostante il clamore del video, nonostante ormai lo sappiano tutti, nessuno può far finta di non sapere. Eh? È vero che non puoi far finta di non sapere adesso? È rimasto tutto aperto. Guarda, Tino, tutto Adesso aperto. Tutto aperto. Nessuno è intervenuto. Nessuno è intervenuto. chiudi la porta pure, dai, che cosa? Prego, Fa correre. prego, non prega niente, Tino, perché non è venuto nessuno. Non è venuto nessuno. Questa ormai è la nostra casa occupata, nessuno ce la potrà togliere, mai più, mai più. Anche perché, guarda, sì, apriamo le finestre, fai arieggiare, Tino, fai arieggiare, tutte le finestre Però c'è aperte. un pupazzo a terra che non c'era prima, No, Cire, questo è quello che ti ho lanciato io nelle corna quando volevi entrare mentre ero seduto sulla poltrona. Te l'ho buttata appresso, la memoria, niente, Tino. Non si è fatto vivo nessuno. No, puoi entrare, questa è la camera da letto, non è mica il bagno. Dovrebbero almeno sigillarla per evitare che qualcuno Ma erano troppo impegnati a. malintenzionato, non come noi, provocatore che non sei altro, possa effettivamente rioccuparla. Ti stai Bravo, guardando allo Madonna specchio. mia, Non ti fai schifo, Tino. abbastanza, Non ti grazie. fai schifo. Però Guardati guarda, ancora lo specchio. Guardati. Guardati ancora lo vabbè, specchio. Guardati di nuovo allo specchio. No, basta, basta. Guardatevi voi allo specchio, non Tino. Perché non funziona, non può funzionare così. Noi siamo stati inondati di messaggi, di tante famiglie che effettivamente hanno bisogno di una casa. In alcuni casi sono assegnatari di alloggi che non vengono dati perché non sono stati riattati e vengono tenuti così. Questa è una casa comunale, Tino. È una casa comunale lasciata abbandonata nello stesso palazzo, lo ricordiamo, ci sono altri due immobili, vuoto. uno vuoto da almeno 2 anni dopo alcuni passaggi, l'altro invece fa finta di abitarlo, no? Per avere comunque una dépendance quando c'è bisogno. Non lo so, no, no, non sappiamo, non possiamo dirlo, perché in tanti altri comuni abbiamo visto una cosa del genere, non sappiamo se questo è il caso. Che ti devo dire, Tino, io resto. Attenti alla porta! È ammortizzata la porta. Pensavo che dalla corrente facesse sbattere la porta. Adesso puoi chiudere la finestra che fa freddo, che fa corrente qua Però fuori. usciamo prima, Come no, usciamo? rimaniamo, rimaniamo. Siamo un po' Siamo più qua. liberati. Mi sento agitato perché, no, Usciamo, dai. capito? Mi, se, mi sento No, agitato, mi sento agitato, ti, mi sento agitato. chiudi la porta. Mi sento agitato, mi sento agitato, non so che fare. Non sai che fare. Si è chiusa la porta, ah no, resta aperta. Come si chiude? È che no, è stata sfondata. E quindi per ora, e solo per ora, capiremo fino a quando questa situazione resterà in questa maniera o fino a quando qualcuno ci contatterà per Lasciare la moglie. dirci di lasciare l'immobile, magari per sapere i tempi, Biblici. no, biblici, speriamo di no, Tino, in cui questo immobile sarà riattato per assegnarlo a un legittimo. Dai, direttore, Va bene. diamoci da fare stamattina. Va bene, va. E ti ho detto, occupato, ti ho detto, occupato. Ma è troppo Vuoi, poco. guarda! Trasloco, eh? Lo sapevo che sarebbe andata a finire così, lo sapevo. Tino, può darsi che non tutti seguono Quinto Potere, iscrivetevi a Quinto Potere. E quindi andiamo a dirglielo personalmente che c'è casa,
nostra, posso dire nostra? Sì, amore, sì. Ormai è nostra, eh? Sì, sì, sì. Tesoro, è nostra ormai. È nostra ormai. Che è così, lasciata alla mercé di chiunque. Sarà contenta da Maria. Sarà Perché? Perché mi trasferisco, mi vado via da casa, eh? Vado via da casa. Proviamo, nella casa di tutti, la casa comunale. Tino, anche quella nostra è casa di tutti, perché casa comunale dovrebbe starci dentro chi ha diritto ad alloggiare in una casa comunale, cioè comunale. Non lasciata così. Sì. Che dici? Andiamo. Buongiorno, buongiorno mio caro. Lo so, il sindaco dov'è? C'è il sindaco? L'assessore a ramo delle case popolari? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. A chi possiamo dire che ci sono case comunali vuote, alla mercé di tutti? Lo so che lei è in difficoltà, me ne rendo conto. Non varcherò la soglia del comune perché non voglio metterla in difficoltà, però potrebbe farsi portavoce. Sono arrivati Antonio e Tino per avvisare l'amministrazione comunale che in via Arcamone ci sta una casa, ce ne sono tante, ma ce n'è una in particolare, quella che abbiamo occupato noi, che è completamente spalancata. È passato sabato, è passata domenica, siamo a lunedì e non è successo niente. È vero, lei ritiene sia una cosa normale? No, 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 non glielo faccio dire, non glielo faccio dire, Tino, non inquadrare nemmeno. Non inquadrare. Una casa comunale, una casa di tutti, c'è gente che non ha difficoltà, ha bisogno della casa. Proviamo ad andare alla polizia locale. Dai, indietreggio, per favore, indietreggio. Andiamo a avvisare anche loro, così non possono dire di non saperlo. Chiedo scusa. Buongiorno, chiedo scusa. Non riusciamo a rintracciare il sindaco, ex comandante, la ricordo, agrumo. Molti complimenti. Un appello, una casa comunale, di proprietà del comune, può rimanere alla mercé di chiunque, abbandonata, aperta, spalancata, e chiunque può andarla ad occupare? No. È una domanda retorica che le faccio. Ma è un po' diffuso in tutta Italia. E perché a San Nicandro succede che ce ne sono tante di case comunali così? San Nicandro, io sono di Bari. Lo so che lei è di Bari, però la becco qui a San Nicandro e le chiedo retoricamente perché a San Nicandro, capisci? Ah, per questioni sindacali. Per questioni sindacali, Tino. Mi raccomando, non sgarrate perché altrimenti. Rivolgiamoci al sindacato. Noi facciamo appello anche a voi, dipendenti comunali. Avvisate il sindaco che ci sono le casse comunali vuote, abbandonate, mentre c'è una graduatoria da far scorrere. Noi ne abbiamo occupata una da 3 giorni, non è arrivato nessuno a buttarci fuori, a me e a lui. C'è gente che ha bisogno, eh? Vuoi il caffè? Vuoi il caffè? Quasi quasi, direttore. No, dai, la prossima volta, la prossima volta. E comunque restiamo a disposizione del sindaco di San Nicandro di Bari, dell'assessore a ramo, del comandante della polizia locale e di chiunque altro volesse dire qualcosa e spiegare a tutta l'Italia, oltre che alla popolazione di San Nicandro e limitrofi, il motivo di questa situazione che definire imbarazzante è veramente riduttivo, no, per ora e solo per ora è imbarazzante, per ora e solo per ora è quasi tutto da San Nicandro, ma siamo certi che la nostra occupazione continuerà. Bye.